Siamo arrivati nel posto di pesca del video di oggi. Alle mie spalle vedete che il colore delle piante cambiano, siamo all'inizio dell'autunno, siamo in provincia di Bologna, siamo a Pizzano, nel comune di Monterenzo, quindi colline bolognesi. Un posto bellissimo, incastonato in mezzo a questi calanchi, e dietro di me vediamo in questo periodo un sacco di castagneti pronti per la raccolta delle castagne. Siamo al lago Big Fish 2, quindi un lago ormai diventato un'istituzione nella provincia di Bologna, perché la stagione delle trote parte da oggi, quindi siamo a caccia di trote. Allora, siamo venuti alla sponda est, come giustamente notiamo dai cartelli dietro di noi. Sono all'accesso belly boat, perché in questo lago è possibile, durante il periodo estivo e invernale, pescare anche col belly boat. Quindi iniziamo la nostra attività da questa parte, siamo un pelo più vicino all'acqua rispetto all'altra parte della sponda. Vediamo che cosa ci regala. I feel nauseous, believe me. Primo pesce. Vediamo che cos'è, perché abbiamo visto un sacco di predatori in caccia. Prima trota, prendiamo il guadino. Ricordiamo che in questo lago è obbligatorio amo singoli con adiglione schiacciato e guadino in silicone o rete gommata. Eccola! Oh! Bellissimi questi pesci in quest'acqua chiara e ossigenata, sono cattivissimi. Direi, Johnny, che possiamo dire che la stagione alle trote è iniziata. Abbiamo catturato una trotella d'Italia, per quello che è il mondo del trotare, quindi una trotella piccolina per i pesci che stiamo prendendo in questo lago, e nel momento che l'abbiamo portata a riva per slamarla, dietro di noi sono arrivati dei striped impressionanti. Appena si alza il sole proveremo anche a vedere se possiamo portare a guadino uno o due di questi striped che girano sotto riva, impressionanti. Anzi, come dice Venanzio, che gestisce questo lago, spaventosi. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Altro pesce bellissimo. Non finiscono più di tirare questi pesci, bellissimi. Purché l'estate sia finita da poco e il caldo di quest'anno non ha sicuramente aiutato qua al Big Fish, la stagione è partita alla grande. Pesci spaventosi, bellissimi. Teniamo godino il meno possibile proprio per evitargli che magari l'acqua ancora un po' calda gli crei qualche problema. Oggi utilizziamo le nuove Claude, abbinati ai nuovi spoon che portiamo a fare il bagno, quindi in acqua, i nuovi Luppi. Luppi sono una famiglia di spoon, 10 colori per 3 modelli, 1,8, 2,5 grammi, 3 grammi, caratterizzati da una forma particolare, vedete, sembra praticamente un 8, varia la dimensione naturalmente in base alla grammatura, colori alcuni nuovi inediti, alcuni colori già vincenti del Parco Raptor. Lo portiamo in acqua e vediamo come rendono con queste trote di inizio stagione. Eccola! Guardate che questi pesci che si portano dietro tutti gli altri predatori, quasi quasi sarebbe un lago da tentare una delle cose più divertenti nella pesca, Johnny. Tentare un grande slam.
parte la taglia molto molto divertente, anche i nuovi ondulanti ci stanno regalando una cattura praticamente dietro l'altro. In questo caso abbiamo un nuovo tetra che ha una forma particolare, sembra un ondulante montato al contrario, perché di solito la parte fine è verso la linea e la parte grossa è verso l'amo, invece in questo caso il tetra è al contrario. Rilasciamo la trota. Tetra è una nuova famiglia di ondulanti dedicati al mondo della trota e non solo. 10 colori, alcuni completamente nuovi per il mondo Raptor, altri tra i top class degli ondulanti e Spooner Raptor. 3 modelli, abbiamo detto 1,5, 2,3, 3,5 le grammature, una forma particolare dove la parte grossa è la parte attaccata alla linea e la parte fine è la parte attaccata all'amo. Una leggera curvatura che gli permette di trasmettere vibrazioni molto molto forti in acqua che portano il predatore ad attaccarlo. Un ondulante nuovo con la forma particolare, vi invito a provarlo perché sicuramente vi regala cattura e lo potete trovare a brevissimo in tutti gli store Raptor. Il tetra oggi è l'ondulante spoon che ci regala maggiori catture, praticamente si può dire una trota a giro, quindi ogni lancio ci regala una cattura di una trota e probabilmente questa sua forma più ampia nella parte iniziale crea delle vibrazioni un po' diverse dal solito, quindi le trote lo attaccano immediatamente. E avete visto anche le riprese subacquee che appena portiamo sotto riva la trota all'amata oppure lo spoon si animano di striped bass che però purtroppo stiamo provando di cercare di fargli mangiare in ogni momento, ma purtroppo non mangiano l'ondulante, quindi probabilmente il ferro non gli piace ma preferiscono la ciccia, quindi...